Grazie. Spalletti e Totti sono stati quando alla Roma, quando lei era al comando della società giallorossa. Che idea si è fatta della situazione che si è creata? Io credo che Francesco è un simbolo per tanti bambini che vogliono crescere e vogliono diventare dei campioni, un campione del mondo, e per questo va rispettato. Mi sarei aspettato una gestione diversa da parte di tutti e due, ma il mio cuore ovviamente è legato a Francesco, perché ha dato veramente tanto a questa squadra, ha dato tanto non solo alla Roma ma al calcio italiano, e come tale credo, e come ho sentito, vada rispettato da tutti i tifosi, non solo quelli romanisti che lo amano tantissimo. Si dice che ci sia della ruggine del passato tra Spalletti e Totti, nel senso che l'allenatore sarebbe stato mandato via anche per volere del capitano. Lei che era lì, che dice di questo? L'allenatore ha voluto andare via, non è stato un po', è qualcosa di sbagliato. Tra le altre cose, si offenderebbe l'intelligenza di entrambi se si portano dietro delle ruggini quando si allena la Roma. Allenare la Roma e giocare nella Roma è la cosa più bella del mondo, quindi non si può parlare di ruggini. La società? Grazie. Che commento fa sulla gestione della società? Non entro nel merito, perché è stato detto talmente tanto sulla mia gestione che io non do consigli e non faccio tutto. Grazie ragazzi, è stato un piacere.